Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e oggi, tanto per cambiare, voglio parlarvi di un nuovo smartphone. L'abbiamo provato al Mobile World Congress, ma finalmente è giunto il momento di tastarlo con le mani e soprattutto di metterlo alla prova per vedere come si comporta. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di lui, Moto G5 Plus. Esiste anche la versione Moto G5 e basta, che costa 199 euro. Lui invece costa 299 euro, perché vi dà qualcosina in più, diciamo abbastanza cose in più. È il successore di tutti i telefoni che ci sono stati prima della linea Moto di Lenovo ed è pensato per non farvi spendere tantissimo, ma per regalarvi comunque delle prestazioni davvero ottime. A noi è piaciuto tantissimo, ma prima di dirvi perché, vediamo le specifiche tecniche. Moto G5 Plus è un dispositivo dual SIM che vanta un corpo in metallo e un display IPS LCD da 5,2 pollici con risoluzione Full HD, protetto dal Corning Gorilla Glass 3. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625, la GPU Adreno 506, 3 GB di RAM e ben 32 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Presenti la connettività Wi-Fi, il Bluetooth 4.2 e il supporto alle reti 4G LTE. Il comparto fotografico è invece affidato ad una fotocamera posteriore da 12 megapixel con apertura f1.7, dual flash LED e autofocus, e alla fotocamera frontale da 5 megapixel. Il sistema operativo è Android 7.0, mentre la batteria è da 3000 mAh. Eccoci qua con il nostro purtroppo non tanto, con questo Moto G5 Plus, addirittura la valletta. Dimmi cosa devo mostrare. Niente, volevo far vedere cosa c'era nella scatola. Apriamo la scatola, qui c'è la linguetta, tiriamo. Questa è la pellicola che c'è sul telefono che abbiamo tolto con grande amore. Nella custodia non ci sono le cuffie, ma trovate l'adattatore a muro, il cavo USB. Purtroppo micro USB non li fanno questi cavoli di tessi. Hai rotto i coglioni. E il manuale di istruzioni se avete dei problemi. Ah, qui c'è lo spillino, che invece di essere lo spillino dei poveri, infatti voglio un po' bene a Lenovo per questa roba. No, che figura è? È di plastica, che così non lo perdete, non sembra una delle... Come si chiamano? Quelle per le robe che metti per i fogli. Fa niente, andiamo avanti, togliamo la scatola. Brava. Grazie mille Fiona per il tuo contributo, soprattutto per quando non mi vengono le parole, tu sei lì sul pezzo. Ok, ecco qua il nostro finalmente Moto G5 Plus. La prima cosa che dovete vedere è il design, perché questa volta Lenovo ha deciso di farlo in metallo invece chiaro più forte. Hai delle chiavi che già che ci siamo. Come vedete è in metallo, quindi il feeling è decisamente migliore rispetto ai modelli precedenti, vi dà una sensazione di premium invece che cheap. Può essere ferro, può essere piuma, vabbè. È ferro, non è piuma. Allora, sul lato destro, scusate. È difficile, destra sinistra. Avete il tasto di accensione e spegnimento che è zigrinato. Il bilanciere del volume, fortunatamente Lenovo ha abbandonato la soluzione adottata con il Moto Z, che era un telefono bellissimo tranne che aveva due tasti e uno si sconfondeva sempre. Adesso qui il bilanciere è uno solo. Sulla parte superiore troviamo lo slot, il carrellino, come piace a Fiona. Esatto. Per le due SIM e la micro SD. Finalmente! Quindi non dovete sacrificare una SIM, ma ci sta tutto. Praticamente da un lato avete le due SIM e dall'altro avete la micro SD. Questo lato è pulito. Qua invece abbiamo il jack per le cuffie, che fortunatamente rimane, e il slot per la caricazione. E lo slot per la caricazione, no, e l'alloggiamento per il cavo sempre micro USB, purtroppamente. Ah. Questo è il microfono principale, dietro ne trovate un altro che è per la cancellazione del rumore. Sul davanti invece avete la capsula auricolare che è anche lo speaker. Che magia è mai questa? Si sente bene, fammolo nel senso sentire. Che è molto nitido, adesso lo facciamo sentire subito, anche se il volume non è particolarmente alto. Facciamo una canzone che piace a Fiona. I may be crazy, don't mind me, say boy, that
Grazie. È stato bello? Sì, la particolarità è che è molto molto limpido perché vi spara la musica in faccia e devo dire che rispetto ad altri smartphone ha il suo perché. Anche perché volevo dare il mio contributo. Ah, figurati. Il plus è che appunto è davanti, quindi quando tenete il telefono così perché guardate ad esempio i video su YouTube e vi stanca il polso tenerlo in mano. I nostri video su YouTube. I nostri video, non quelli di tutti, solo i nostri video. Si sente un sacco bene. Davanti trovate anche, senti il termine tecnico, davanti. Sulla parte anteriore trovate anche il lettore di impronte che supporta le gesture, quindi oltre a essere a permettervi di sbloccare e bloccare il telefono garantendo la sicurezza dei vostri dati, di tutte quelle foto che volete nascondere sicuramente. Quelle così, esattamente. Vi permette anche di muovervi all'interno di Android, quindi non avete il menu sotto, quello touch, ma avete soltanto il lettore di impronte. Vi faccio un esempio. Se entro nel Play Store e premo una volta, lui torna alla home. Se entro nel Play Store e faccio invece questo gesto qui, mi va direttamente alla parte multitasking, dove potete vedere tutte le Fanta applicazioni aperte. Se ne tenete premuta una, ad esempio le foto che ha scattato Fiona, potete avviare il multitasking, quindi abbiamo le foto sopra e non lo so, il Play Store sotto. Per chiuderlo trascinate una finestra, la mettete full screen ed è a posto. Per tornare indietro invece fate uno swipe in questo senso. Il display, come vi dicevamo prima, è un display IPS da 5,2 pollici, la dimensione è perfetta perché come vedete è facilissimo da tenere in mano, è full HD, si vede davvero bene, per essere un display IPS di questa fascia di prezzo penso sia uno dei migliori tra quelli che abbiamo visto, perché se guardate la luminosità è veramente ottima. Potete anche tarare il colore, avete due modalità dentro il menu dello schermo, modalità colore, avete standard con colori realistici, invece vivace, che è questo, con colori vivaci, esattamente, quindi più saturi, così invece vedete che diventano un pelino meno saturi, però decisamente più realistici. Come vi ho detto, il telefono è dual sim e si comporta benissimo, nel senso che prima di tutto prende molto bene. Riesce a gestire in modo davvero ottimale entrambe le SIM, quindi non avrete nessun problema. In chiamata l'audio è pulitissimo, quindi si sente davvero da Dio, potete fare tutte le vostre chiamate così strane sentendo alla perfezione, o le chiamate di lavoro se fate delle chiamate normali. Il software infine è praticamente Android stock, non viene modificato praticamente niente. Le modifiche che ci sono, come la taratura dello schermo, sono mirate e sono assolutamente utili. L'unico plus che avete e che io veramente adoro, dovrebbe essere in dotazione su qualsiasi telefono dell'universo, è il Moto Display. In questa applicazione di Motorola avete sia le action, quindi la possibilità di avere delle shortcut particolari, ad esempio il doppio movimento del polso per aprire la fotocamera. Il martello è bellissimo, sembra di giocare a The Last of Us quando ti si spegne la torcia. Così. E si accende la torcia. Così. E si spegne la torcia. Dicevamo, il moto display che io adoro, praticamente vi permette di visualizzare le notifiche senza dover sbloccare il telefono. Quindi lui, adesso lo mettiamo qui, spento. Se io alzo, lui si sveglia e se io clicco qui mi dice: guarda, tra le notifiche hai Spotify ancora aperto, cosa vuoi fare? Facciamo partire oppure vai avanti, vai indietro? E tutto questo senza sbloccare il vostro telefono. Bassissima consumazione energetica. Veniamo infine alla fotocamera, vediamo le foto che ha scattato Fiona. Ho scattato delle foto di pregio tipo questa con dell'aglio e delle cipolle. Diciamo che si vede perfettamente che è una fotocamera di uno smartphone di fascia bassa, perché è poco definita, moltissima grana, non so se vedete qua, per esempio questa, vedete come i dettagli si perdono andando a zoomare la foto. Devo dire che non si comporta male, però diciamo non è il massimo. La cosa però che più mi ha stupito è la velocità di messa a fuoco. Fuoco il primo, fuoco il secondo, fuoco il secondo, fuoco il primo, secondo. La messa a fuoco quindi fulmina, peccato solo per la qualità finale della fotografia, che non è ottimale, però ripeto, lo smartphone è uno smartphone di fascia media, quindi diciamo che si comporta assolutamente bene.
Pro e contro di questo Moto G5 Plus. Cosa ci è piaciuto? Prima di tutto la qualità costruttiva. Il telefono è robusto e resistente, con tutto questo metallo non avrà problemi a resistere anche alle cadute, però evitate se potete. Quello sempre. Che è sempre meglio. Abbiamo apprezzato tantissimo anche la gestione che fa della doppia SIM, funziona davvero bene, non avete nessun problema, lui è in grado di capire quando preferite uno e quando preferite l'altro, e entrambe le SIM funzionano col 4G, quindi non dovete sacrificare assolutamente nulla. In più è un dual SIM vero, cioè non è un classico dual SIM, per cui sì, è un dual SIM, ma dovete sacrificare lo slot per la micro SD. Qui ci stanno due SIM e la micro SD, e questo è assolutamente un plus. Ho apprezzato tantissimo, ormai lo saprete, il fatto che l'interfaccia è stock, quindi non c'è praticamente nessuna personalizzazione. Quelle che ci sono in realtà danno qualcosa in più al telefono, quindi assolutamente ottimo il software, ottimo il fatto che sia Android 7.0, siamo quasi all'ultima versione e questo mi è davvero piaciuto tantissimo. E il telefono è rapidissimo, quindi potete giocare, navigare, fare le foto, guardare i video, e lui non ha assolutamente alcun tipo di problema a gestire il tutto. Infine mi è piaciuto il sensore di impronte, prima di tutto perché è posto sulla parte frontale, quindi non dovete alzarlo ogni volta che è sul tavolo, su una qualsiasi altra superficie. È molto rapido e supporta le gesture, quindi invece di avere il menu che occupa una parte dello schermo, potete fare tutto tranquillamente tramite il lettore di impronte. Veniamo invece alle cose che ho apprezzato un po' di meno. La prima è il design. La parte posteriore poteva essere progettata un tantino meglio. A me non piace, non so cosa dirvi, però magari è una cosa mia personale. L'altra cosa che invece non mi è piaciuta tantissimo, ma che comunque è giustificabile, sono le foto. Il telefono non fa delle foto eccellenti, fa delle foto nella media. Quindi se cercate uno smartphone che vi garantisca degli scatti di qualità superiore, probabilmente questo Moto G Plus non fa per voi. Che dire in conclusione? Moto G5 Plus a me è piaciuto tantissimo, è un telefono di fascia media che si comporta davvero bene, il rapporto qualità-prezzo è indiscutibilmente ottimo, stiamo parlando di 299 euro per un telefono che non dà problemi da nessun punto di vista. Calcolate che poi tra qualche mese scenderà di prezzo, quindi sarà ancora più appetibile e non ve lo potrete assolutamente far scappare. Quasi quasi me ne compro uno anch'io di riserva, che potrebbe essere di riserva. Direi che per questo video è tutto, se avete delle domande fatemele senza problemi, sono qui per rispondere, o io o Fiona, che è sempre così desiderosa di rispondere alle vostre domande. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e se non l'avete fatto non capisco perché, quindi rimediate immediatamente, mettete un sacco di pollici in su, non di pollici in giù che non ci piacciono, e veniamo a prendervi a casa. Infine ricordatevi di andare a vedere i video che vi consigliamo e che compariranno un po' alla mia destra, un po' alla mia sinistra, così adesso vediamo, voi andate a vederli. Noi ci vediamo al prossimo video, vi saluta anche Fiona. Ciao. Madonna, non che tristezza. Mi sento bene. Sì, tutte scuse. Ciao.